Il Rimini è precipitato ultimo in classifica. A seguito dell'inaspettata vittoria del Fano sul Cesena, infatti, i biancorossi sono stati scavalcati dai Granata e si trovano ora fanalini di coda ad appena 12 punti in 18 gare. Domenica, intanto, c'è la Triestina, non proprio il più semplice degli avversari visto il momento, ma sarà opportuno raggiungere quantomeno un pareggio per evitare che chi si trova sopra il Rimini fugga sempre più lontano. Ma il direttore sportivo Ivano Pastore non è preoccupato. La classifica, dice, è ancora corta, ma sicuramente si sta già muovendo per apportare qualche modifica alla squadra nella sessione di mercato. Il mercato mi sto già muovendo, ho parlato con un po' di calciatori, un po' di persone, vediamo un attimino. È chiaro che vorremmo farci trovare già preparati il 2 con qualcosa, vediamo se è possibile e poi ragioneremo su quello che c'è da fare. Le idee chiare ci sono su dove intervenire e come intervenire, però non è ancora il momento di parlarne. Ecco, secondo lei quanti giocatori più o meno dovrebbe prendere Rimini per riuscire ad agguantare la salvezza? Ma adesso quantificare il numero non è né una cosa semplice né una cosa giusta, secondo me. Però ci sono da fare diverse operazioni. Le idee chiare, come ho già detto, ce le abbiamo e quindi sappiamo quello che dobbiamo fare. La cosa importante è che cercheremo di farla nei tempi più brevi possibili.